transenne qua, io sono, perché la transenne oggi è l'emblema dell'Italia, milioni di là e qualcuno di qua che comanda. Io non sono venuto a fare un comizio, io volevo togliere le transenne, ma l'hanno messa la polizia per proteggere voi da me, quindi è diversa. Allora, guardate chi viene sul palco, guardate queste facce qua. Ci siamo visti un paio di mesi fa, abbiamo fatto le regionali, non ci credeva nessuno. Sta succedendo qualcosa e parte da qui, lo sapevo che partiva da qua. Non ci davano nulla, io ho attraversato, questa volta sono venuto col traghetto normale, però ho fatto le due volte, no, cioè, però ho attraversato e non ci davano niente. Ma invece cosa vai a fare in Sicilia? In Sicilia è immutabile, non cambia niente. E invece sta cambiando, e come si è cambiata, signori? Siamo arrivati qua e stiamo cambiando, ma si vede la vostra faccia. E se cambia qui, cambia tutta l'Italia, cambiamo l'Europa. Voi se vi state riprendendo, la cosa, la mia soddisfazione più grande, è che vi state riprendendo l'identità, l'orgoglio, stanno nascendo delle cose meravigliose, questo non è più neanche un movimento, veramente non è un movimento, è una comunità di persone. Io arrivo sempre col mio camper, mi danno gli arancini, vado a dormire in casa di persone, mi ospitano a casa a mangiare, è bellissimo, siamo in luce, un ingegnere elettronico che viene, che si chiama Salvatore, e ci sta mandando gli stream. Salvatore, insieme ci sono ragazzi così che vengono gratuitamente, è una comunità, quello che speriamo che diventi una comunità siciliana e una comunità italiana. Abbiamo bisogno di capire chi siamo, di stare insieme, per cortesia, siamo in emergenza, non ce la faccio più a sopportare, a sentire persone che mi lanciano delle grida di aiuto, 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 ho perso il lavoro, ho mia figlia che è handicappata, abbiamo tutti questi problemi, siamo già in emergenza. Bisogna immediatamente fare un piano di emergenza subito. E la prima cosa da fare per respirare, per dare speranza sia alla Sicilia che all'Italia, la prima cosa da fare è mandarli a casa tutti. Ecco, questo è qualunquismo vero, questo è qualunquismo. Allora il mio 3, per favore, ci sono tutte le televisioni, c'è Rete 4 e Canale 5, ci tengo. Che cos'è questo? Siamo riusciti a portare tutte le firme in tutte le circoscrizioni d'Italia, è stato un miracolo. Abbiamo qua, dove sei? È venuto da Parigi, vieni qua, lui, abbiamo chiuso tutte le circoscrizioni in tutto il mondo, ci stanno seguendo tutti gli emigrati nostri, siciliani, italiani, ci stanno mandando delle mail e ci stanno mandando via Twitter dei messaggi straordinari, stanno dicendo dall'Australia, dall'Oceania, dall'Europa, e ci stanno dicendo, state dando un segnale forte, e se questo segnale va in porto, torniamo tutti a casa, lo stanno dicendo loro, che hanno lasciato 1,5 milioni quest'isola per l'Italia. Allora per votare, lui è venuto in Italia perché i consolati hanno fatto una manovra vergognosa, lui da Parigi ha preso il treno, è venuto insieme a una signora con un bambino piccolo, sono venuti qua per votare perché il consolato creava dei problemi ai nostri immigrati là. Ma è pazzesca questa cosa, gli studenti, 800.000 studenti vanno per studiare all'estero e non hanno la possibilità di votare, hai capito? E questo è un paese che non c'è più, ve lo faccio ricordare un attimo da lui che è venuto da Parigi, dimmo chi sei, vai. Salve, è impressionante questa piazza. Massimiliano Gambardella, sono uno dei candidati, allora, sono ricercatore all'Università di Parigi, mi occupo di software libero e sono uno dei candidati, sono qui a farvi un appello. Ci hanno fatto dei casini enormi, ci hanno dato moduli senza timbri,
non ci hanno mandato alcuni moduli, abbiamo dovuto trovare delle persone residenti all'estero che stessero poi in vacanza qui per fargli rifirmare i moduli, perché sennò rischiavamo di non presentare le liste. Siamo gli unici che hanno presentato le liste in tutto il mondo, gli altri sono PD e PDL che non dovevano presentarle, che non dovevano firmare. L'appello è il seguente: ognuno di voi ha un amico, un parente, un compagno di classe, una conoscenza che è andata fuori all'estero. Per favore contattateli, all'estero ci sono ancora le preferenze, andassero sul nostro sito che www.movimento5stelle.eu, vedessero i candidati, li conoscessero. Sono dei candidati che hanno fatto delle cose assurde. Ci sta un candidato che a un certo punto ha scritto: ok, parto e faccio 650 km in macchina per andare a firmare a Santiago. Ci sta un altro che si è fatto 800 km per andare a mettere una firma a Tokyo. Per favore, siate voi i nostri portavoce all'estero, perché noi non abbiamo visibilità. Non ci fermeranno! Non ci fermeranno mai! Grazie. Grazie. Allora, noi dobbiamo subito fare un piano di emergenza. Siamo senza Stato, non c'è più lo Stato. E mentre siamo qua, questa gente zampetta in televisione a dire tutto il contrario di tutto. Ma succedono delle cose da fantascienza. Adesso c'è Bin Laden, Monti, Bin Laden, che... Bin Laden mi è venuto così. Allora, Monti che sta dicendo che vuole abbassare le tasse, ma è roba da pazzi. Lui che l'ha alzate fino a ieri. Allora, stanno mettendo il redditometro, volevano mettere il redditometro in un momento di declassamento dei consumi, di abbassamento del tenore di vita. In questo momento parlare di redditometro è da pazzi, perché solo averne parlato, i consumi sono scesi ancora, la gente non spende più, ha paura, hai speso 1.000 euro, chi te l'ha dato? Tuo nonno dov'è? È morto, fammi vedere la tomba, ma stiamo scherzando, ma è incredibile, ma loro che fanno uno studio di fattibilità sulla mia famiglia, sulla tua famiglia, loro che studiano come spendiamo i nostri soldi, ma dobbiamo rovesciare l'ordine della prova, non sono io che devo dimostrare come spendo i miei soldi, sono loro che devono dimostrare come spendono i nostri soldi. Nessuno. Dobbiamo cominciare a inserire nella politica parole diverse, parole come solidarietà, fare delle cose per gli altri. È assoluto. La prima cosa che dobbiamo fare, e se entreremo in Parlamento, lo faranno e lo faremo, è il reddito di cittadinanza immediato. Un reddito di cittadinanza che possa far sopravvivere 3 anni, come c'è in tutta Europa dal Ronte, non c'è in Italia e in Grecia, ma perlomeno uno che perde il lavoro, un cinquantenne, un esodato, ha di che vivere. Il lavoro, questa parola che è diventato un tormento, il lavoro. Dietro questa parola si nasconde le più grandi stronzate di questa terra. Il lavoro, il lavoro, il lavoro deve essere una parte importante della tua vita, non tutta la tua vita. Ai tuoi familiari, ai tuoi interessi, ai figli, devi dedicare un po' del tuo lavoro agli altri. È questo che non siamo così. Ma se mi sembra un discorso evangelico, non lo so. Ma è questo, vecchio lavoro, accettare qualsiasi cosa. Il lavoro è fare il minatore al Sulci, che prendono il carbone e lo lasciano lì perché è di qualità pessima, brucia lentamente, vanno a 60 anni, muoiono di silicosi, ma stiamo scherzando. Il lavoro qual è? Fare studiare tuo figlio, fargli prendere una laurea facendo dei sacrifici, facendolo magari fargli un master nelle università americane. E poi cosa fare di tuo figlio? Cosa fa tuo figlio? Va a impiegarsi in un call center a 400 euro al mese, che ci vanno i figli della Forleroni. Allora noi, immediatamente un reddito. Per 3 anni entreremo noi negli uffici di collocamento, entreremo noi con la rete, sarà tutto trasparente, ti offrono 3 lavori in 3 anni, 3 o 4 lavori. Accetti, accetti, se non accetti perdi il sussidio, come in tutti i paesi civili, ma nessuno deve più morire perché perde il lavoro, nessuno deve morire perché sta lavorando e nessuno si deve fare fuori perché perde la speranza, basta! Io dovrei gridare niente, ma è questo! E dove prendiamo i soldi? Allora mi dicono sei un populista perché dai